un prestito fatto sul serio, mi piace dire, cioè un prestito basato sull'onore, sulla capacità del ragazzo di impegnarsi nello studio come unica condizione per godere di questa facilitazione finanziaria. Quindi basta essere iscritti all'università, non importa da quanto tempo, qualche volta si è in ritardo sugli studi per la semplice ragione che non si avevano i mezzi per poter evitare lavori di fortuna che distraggono, stancano e defocalizzano. Insomma, purché un ragazzo sia iscritto all'università e purché dal momento in cui prende il nostro prestito, continui a studiare con regolarità, noi gli diamo un prestito che poi è una linea di credito che si utilizza a bisogno per un totale fino a 50.000 euro, quindi significativa, che dura tutto il periodo di studi, che termina con la laurea, con il conseguimento del titolo e che viene restituita a partire da 2 anni dopo, 2 anni che servono al ragazzo per cercarsi un lavoro, per orientarsi, per fare altri studi, insomma, per quel che vuole, e che vengono poi restituiti, questo denaro viene restituito nell'arco di 30 anni. 30 anni con un tasso fisso, a condizioni sensazionalmente buone, l'1%, proprio perché si è voluto che questo strumento abbracciasse il senso costituzionale del diritto allo studio. Il diritto allo studio è uguale per tutti. Tutti i ragazzi che vogliono farlo possono iscriversi e devono potersi iscrivere all'università. Qualche volta è una questione di soldi, per le volte in cui è una questione di soldi ci vuole un prestito. Questo prestito mi sembra di poter dire che viene presentato, combinato, arrangiato, messo a punto con uno stile che è di tipo pubblicistico, sembra una misura pubblica e invece è una misura di una banca grande, responsabile, che fa le cose, come dicevo, per bene. Per Milano ho una sincera devozione e grande riconoscenza. Io non sono milanese, sono stato accolto come questa città sa fare. Certo che l'eccellenza che nessuno discute della città di Milano, certo che questa sua attrattività in tutte le direzioni e da tutte le direzioni sarebbe bello che potesse essere una piena attrattività degna di questo nome anche dal punto di vista della popolazione universitaria, che qui a Milano è la seconda popolazione universitaria d'Italia, questa città è nel suo insieme la seconda sede universitaria italiana dopo Roma, per dimensioni, sono 200, se non vado errato, sono più di 200.000 ragazzi. Ora, questi ragazzi vanno accolti e vanno accolti quantomeno in situazioni che non siano precarie, dove il nero domina e dove c'è mancanza completa di decenza, mi lasci dire, insomma, non è possibile che una città così all'avanguardia non abbia risolto o affrontato in modo serio questo problema. Lo stanno facendo le università, lo fanno secondo i mezzi che hanno, come si dice in economia, bisognerebbe dare una spinta forte perché la cosa avesse un passo milanese, ecco. Laurearsi conviene in termini di velocità di accesso al lavoro e in termini poi di differenziale di capacità economica all'età. Di solito si prendono i 40 anni. A 40 anni una persona laureata guadagna il doppio di quello che guadagna una persona diplomata. Questo è un dato consolidato dell'Istat e bisogna prenderlo per oro colato.